Raccontaci un po' com'è andata questa terza Orobie Vertical. Sì, un grandissimo spettacolo, perché gli atleti hanno dimostrato ancora una volta, con una gara tiratissima, dalle riprese dell'elicottero si è visto benissimo, seguito tutta la gara. È stato un grande spettacolo, ma più che altro una festa della montagna, perché sempre salendo con l'elicottero ho visto tantissima gente sul sentiero ad applaudire i concorrenti, quindi meglio di così penso non poteva andare. Marco De Gasperi, grandissimo campione che anche oggi ci ha onorato con la sua presenza. Raccontaci un po' com'è andata la gara. Beh, sì, diciamo che ci tenevo a fare bene qua, perché è un po' la gara di desordio per quanto mi riguarda, visto che sono reduce un po' da un infortunio che mi ha tenuto
fermo per ben 2 mesi, un infortunio al ginocchio, adesso sembra tutto passato, quindi sono contento soprattutto delle sensazioni avute oggi in gara. Poi ci tenevo a fare bene perché con Mario c'è un'amicizia di lunga data che tenevo proprio a cercare di portare anche qua sul vertical delle Orobie una buona condizione per poter dire la mia. Sapevo che la ripresa in questi giorni è ottima e quindi le sensazioni avute sono sicuramente state positive. Eccoci anche con la prima classificata della categoria femminile, con Galassi Samantha. Allora, raccontaci un po' com'è andata questa tua performance oggi alla terza Orobie Vertical. Oggi sono partita forte con i primi perché avevo già fatto il percorso l'anno scorso, quindi sapevo che prima di iniziare il sentiero c'era un ponticello molto stretto che si passa praticamente una alla volta, quindi ho cercato di anticipare le mie avversarie per poter poi fare la gara abbastanza tranquilla, anche perché oggi avevo un po' le gambe mezze e mezze e non volevo rischiare e niente, alla fine è andata bene perché effettivamente sono riuscita a mantenere il mio vantaggio fino alla fine, sì. Per me più che altro è un modo per stare vicino agli amici e quindi a Mario Poletti che ha messo in piedi questa bellissima e particolare gara, millimetri di dislivello, chiaramente per me non sono le gare più adatte, però è sempre comunque un buon allenamento in salita di potenziamento, quindi felice di aver fatto fatica e di essere qua in compagnia. Thank you.